Il primo provvedimento di un ministero è arrivato dal Viminale, uno stop a due navi ONG. Oggi abbiamo incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sull'emergenza migranti ha detto l'obiettivo è governare i flussi, come lavorando e facendo accordi con i paesi d'origine. Ministro Piantedosi, prima direttiva da Ministro dell'Interno fermare due navi di due ONG con 326 migranti a bordo. Allora, questo cos'è? Una rigorosa applicazione delle leggi italiane o è un cambio di linea politica? È stato soprattutto un provvedimento con il quale si è voluto certificare due cose. Prima di tutto che queste due navi si muovevano senza il coordinamento delle autorità di soccorso previste dall'architettura normativa internazionale. E secondaria cosa che si tratta di navi che battono bandiera di paesi, rispettivamente Norvegia e Germania, in acque internazionali, che quindi, come gli è stato notificato dal Ministero degli Esteri, radicano la competenza all'assistenza delle persone che raccolgono in questi due paesi. Quindi per il futuro la linea quale sarà? Guardi, per il futuro sarà quella di puntare a che non ci siano navi che trasportano migranti nel Mediterraneo. Noi faremo una forte azione di intesa con i paesi di origine dei transiti per governare i flussi. Governare i flussi significa fare in modo che siano gli stati, quelli di origine dei flussi e quelli di destinazione, che possano in qualche modo governarli, per l'appunto concedendo a questi paesi delle quote di flussi d'ingresso regolare. Si farà questo tipo di azione e verrà proposta ai paesi di origine, sono la Tunisia, la Libia, l'Egitto, l'Algeria, quindi i paesi di origine dei flussi, quindi verrà sviluppato questo tipo di azione. Ministro, lei ha già convocato il Comitato Nazionale per la Sicurezza Pubblica. Qual è il piano d'azione? Domani faremo una carrellata su vari punti all'ordine del giorno, ma per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, io proverò a condividere con le forze di polizia delle esperienze maturate in sedi importanti come Roma, come prefetto, cioè quello di creare un incremento della proiezione operativa delle forze di polizia sul territorio. La visibilità su fenomeni molto complicati come la movida, tutto ciò che avviene per strada, il traffico, lo spaccio di droga, proveremo a sviluppare ogni maggiore operatività in questa direzione.